Vuoi le uova anche tu? Diventerò una gallina. Devi dire a Nido che abbiamo finito la birra. Quanto manca la trasmissione? Ancora 10 minuti. Lascia perdere, Sam. Non la sentono. D'altra parte siamo in ritardo di 2 giorni. Avanti, ragazzi. Muoviamoci. Dovremo portare le casse fino lassù. Per questo siamo qui, non per fare i bagni. Su, muoviti. Buona passeggiata. Certo, tagliato facendosi la barba. Accendi Gene. Tu traffica con la radio. Vedi se riesci a spiegare questo casino a Nassau. Oh!
Lui è un uomo bianco. Il suo posto è la missione. Benvenuto. Abbia cura del nostro ospite, dottore. Non le piace il rum? È l'unica cosa che il vecchio ci permette, altrimenti gli indigeni non verrebbero ai sermoni. La trovo bene dopo quanto le è successo, signor... Oh! Così? Ha fatto naufragio, Sì. Le è andata bene. E dove è successo, signor? Vandam. Ero a nord delle Bahamas, credo. Già, e la corrente l'ha portato qui. Sì. Da dove viene, signor Vandam? Nassau. No, intendevo il suo nome. Lei è olandese? Sì. E da quanto tempo manca dall'Olanda? Dal giorno dell'invasione tedesca. Ah, se ho ben capito, neanche a lei piacciono molti tedeschi. A dire il vero non mi piace la guerra. E per mia fortuna sono ancora vivo. Ah, sì, certo, è questo che conta. Ce l'ha fatta. Però è un peccato aver perso un carico di buon whisky. Noi qui abbiamo una radio. Sarò felice di chiamare per lei quando vorrà. Cantiamo la gloria del nostro Salvatore. Molto bene. Avete capito il senso del mondo? Gesù ama tutti e noi dobbiamo amarlo come lui ama noi. Ricominciamo da questo punto. Noi regge tu il passo. Allora è d'accordo che io faccia quella chiamata per lei a Nassau, signor Van Damme? Sai, io non credo che qualcuno si preoccupi per me, ma il padrone sarà di certo in pensiero per la barca. Veramente non riesco a credere che non abbia qualcuno che versi una lacrima per lei. No, non c'è nessuno. Scusi, le dispiace accendere l'interruttore? Dov'è? Dietro di lei. Ah! Mio Dio, ma che è successo? Per caso lei si intende di radio? Mi scusi, ma credevo che fosse lei l'esperta. Però a quanto vedo abbiamo dei problemi. Dovrà fermarsi qui più a lungo di quanto pensavo. Sì. Se non è un'imposizione. Non è esattamente il paradiso che mi aspettavo, però... Per la verità, un paradiso non lo era neanche Coventry. Anzi, era un inferno. Lì avrei dovuto sopportare altri bombardamenti tedeschi. Beh, avevo una missione da compiere, perciò sono qui. E poi un posto vale l'altro, quando si ama la Chiesa. E io l'amo, e malgrado tutte le mie incertezze, credo in quello che faccio. Si sente mai sola? Ah. Non ne avrei il tempo.
qui c'è bisogno del mio aiuto. E perché? L'hanno chiesto loro? Signor Van Damme, questa è una missione anglicana, le cui porte sono aperte a tutti. Anche a un naufrago come lei. Buongiorno. Andiamo, bambini. Perché mai il battello è così in ritardo questo mese? Purtroppo, signor Van Damme, le notizie da casa diventano sempre più scarse. Porta pazienza, mio caro. Qui è come nel Borneo. Lo so, ma presto ritorneremo a casa. Non finché c'è questa guerra. Senza la radio, la guerra potrebbe finire e noi non lo sapremmo. E a me è mancato il concerto della BBC questa sera. Che notizie di Larry e di Tom? A che proposito? Loro hanno una radio. Già, chissà che fine hanno fatto. Devono solo ringraziare il signore. Tutto sommato, a noi finora è stato risparmiato il peggio. Potevamo macchiarci le mani col sangue dei nostri fratelli. Fratelli? Oh, è il nostro fratello stregone, vero fratello Stone? Lo sciamano non è un nemico. È un demone dell'inferno che sta distruggendo tutto il buon lavoro che io ho fatto qui. Ma tu sei sul suo territorio. Tu sei ubriaco. Sì, e con il tuo rum. Solo i curabili. Lui invece gli incurabili. E il vecchio Stone fa di tutto per rubargli le anime. Lei è un missionario? No, amico mio. Io sono solo
Soltanto un dottore. No, grazie. Non voglio allontanarmi troppo. Però neanche lei ha sentito il carburatore. Sì, forse hai ragione. Ma sai, è difficile trovare un meccanico qui nell'isola. Immagino. Va dai suoi amici? Chi? Tom e Larry? Già. Sì, a dire la verità stavo andando proprio da loro, hai indovinato. Se vuole l'accompagno. Ecco, la civiltà finisce qui, ci fermiamo. Ci dovremo arrampicare per un sentiero. Beh, che fa? Resta lì. Molto strano, non abbiamo avuto notizie dei ragazzi da un paio di giorni. E non è da loro. Larry avrà di sicuro finito i cachet per il suo mal di denti. Di denti di Larry? Va meglio. Meno male, ha dimenticato le pasticche. Caro, la benedizione. Benedici, Signore, questo cibo che la tua generosità ci elargisce. Amen. Amen. Io so perché il signor Van Damme costruisce quella casa. Quale casa? Quella là, sulla collina. Gliel'ho chiesto. Ha detto che non sopportava l'odore di medicinali che c'è in ospedale. Non gli do torto.
vacanza, dottor Wendy? Niente ospedale? Fermo lì e non si muova, signor Van Damme. O qualunque diavolo sia il suo nome. Non ci provi nemmeno, ero tiratore scelto nella prima guerra mondiale. Non si muova o l'ammazzo come un cane. Larry! Tom! Dove sono? Che cosa gli ha fatto? Li ha uccisi lei, non è vero? E non perché erano dei soldati. Noi non abbiamo la guerra in quest'isola. Erano soltanto due ragazzi. Ed erano amici miei. Tu non sei olandese. Che cosa ci fai qui? E chi sei tu? Una spia? E per chi? E perché? Perché? Assassino! Stupratore! Ho fatto quello che dovevo. Sei uno sporco nazista! Niente. Se penso che l'ha fatto davanti ai miei occhi. Non è certo venuto qui per ammazzare due soldati, né per sabotare le radio di quest'isola. No, no, qui sotto c'è qualcosa di grosso. Un uomo non può restare tutto il giorno sotto questo sole. Ma quell'uomo, signora Stone, è un nostro nemico ed è una spia. Sentimi bene, Giovanna D'Arco. Se è una spia, portalo pure davanti al plotone d'esecuzione. Ma la tortura no, non è una cosa da inglesi. La tortura la lasciamo ai nazisti. Buongiorno. Giù quell'arma, dottore. Torni alla missione. State lontani da me e non vi succederà niente. No. Lei rimane con me. Ci siamo.
Ha abbastanza corda per legarmi? No, ma sparerò. Se cerca di scappare. Fame? Mi chiamo Martin Henkel. Sono un ufficiale dei servizi segreti della Marina tedesca. E non sono un nazista. È un tedesco. Qual è la differenza? Austriaco. Come Hitler. Ancora resi conto che avete perso la guerra? Per quanto mi riguarda, questo lo so da molto tempo. E allora perché fa tutto questo? Perché sono un soldato. Non mi stia a raccontare la solita storia dei soldati. Per occuparsi di una missione del genere si deve amarla la guerra. Oppure perdere moglie e figlio. Sotto le bombe inglesi. Dorme adesso. La mia missione è finita. Ce ne andiamo. E dove? È libera. Cosa ci faranno i suoi camerati? A voi niente, proprio niente. Siete missionari. Thank you.
Sono terrorizzati. Nazista bastardo, tu li hai chiamati qui! Dottie è morta. Come? Ma che dite? Massacrata! È stata massacrata dalle SS! SS? Impossibile. Ho visto bene le lettere sulle loro uniformi. È tutta colpa tua, brutto nazista! Zitto! Li porti alla grotta. Tenente Müller, chieda al sottomarino se possono fornire al capitano Henkel qualcosa che si avvicini alla divisa della nostra marina. Capitano Henkel, io sono il colonnello delle SS Otto Haber. Quanti missionari sono rimasti? Nessuno. Gli altri li ho sistemati io. Ottimo. Avrebbero creato solo dei fastidi. Adesso, colonnello, io devo fare il mio rapporto a Nassau. No, non occorre. I suoi rapporti giornalieri con Nassau da ora sono sospesi e rilevati dalle SS. Io ricevo ordini dalla Marina. Perché questa operazione è stata affidata alle SS? Ho ricevuto quest'ordine da qualcuno che è molto in alto, superiore a tutti noi. Per caso non ha mai visto questa firma? Gradisce un bicchiere di champagne, capitano? Adolf Hitler. Un brindisi al nostro Führer e al suo eccellente lavoro. Prosit. Siamo venuti fin qui per lanciare un missile. Un missile capace di trasportare un carico esplosivo a una grande distanza. Molto più efficace delle V1 e V2 che hanno sparso tanto terrore nel cuore di Londra. Che cosa pensa di un'operazione militare di questo tipo? Affascinante. Però non hanno messo in ginocchio gli inglesi. Questo missile trasporta una bomba con un nuovo esplosivo, più potente di qualsiasi altro sperimentato fino a questo momento. Una sola bomba cancella letteralmente una città dalla faccia della terra. Il nostro bersaglio è Washington. Il nostro Führer mantiene sempre le promesse. E presto tutto il mondo capirà cosa intendeva con quella frase. Dio mi dovrà perdonare gli ultimi 5 minuti di questa guerra. L'esplorazione è finita. Quella rampa va qui. Non mi piace. Sentiamo perché.
A me non piace, sono io quello che deve decidere. Che vuole, Herr Professor? Trovare un'altra isola? Non ne abbiamo il tempo. Sono io il solo responsabile, le SS mi avevano... Capitano Henkel? Avete già il mio diario. I dati sono chiari. A volte io mi chiedo, Capitano Henkel, che cosa ci sia in comune fra me e lei. Professore, la rampa va costruita qui. Con una zattera trasporteremo i materiali in laguna. Lo faremo di notte. Così eviteremo il rischio di essere avvistati da qualche ricognitore aereo. E da chi? Dagli inglesi, idiota! Intendevo chi farà il lavoro. Ci serviremo dei negri. Non doveva spaventarli al suo arrivo. Le loro barche da pesca erano un problema. Ora avete un altro problema. Snidarli dalla giungla. Col vostro permesso, Herr... Forse avrei una soluzione da proporre. Buongiorno. A me serve che tu faccia tornare la tua gente dalla giungla. Posso sedermi? Bene. Perché dovrei aiutarti? Noi siamo pescatori e voi avete distrutto tutte le nostre barche. Sì, ma è stato un errore imperdonabile di un mio subalterno. E quale sarà il mio premio? Un posto nel tuo esercito? Dimmi che cosa vuoi. La profondità del fondale si abbassa a 5 metri ogni 30 metri lineari. Com'è il fondale? È sabbioso. Ci sono scogliere? Secche? No. Ma quanto pesa il razzo? 18 tonnellate metriche. Cioè? Per la precisione sono 17.950 kg. Ha immaginato che fosse per lei? No, non lo è. Comunque la invito a partecipare alla cerimonia. Signore, affido a te la mia anima, accogli la mia fede, ho dato per voi, io perdono i miei. Capitano Henkel, forse lei è un uomo di fede. I missionari che lei ha detto di aver ucciso, miracolosamente, sono ritornati in vita e hanno lanciato un SOS per cercare aiuto. E questo con la sua radio. Perché non li ha avvertiti che è sintonizzata esclusivamente con il nostro sommergibile?
Portatelo via. Basta così. I soldati britannici, dove sono? Morti. Li ho sepolti. E gli altri missionari? Non pensi che mi faccia piacere interrogare un collega ufficiale? No, noi non siamo colleghi. Io sono della Marina. Gli altri missionari, dove si trovano adesso? E dove sta la radio? Va a casa! Maledetto bastardo! Di puttana.
Che cosa ha combinato perché la riducessero così? Avete usato la mia radio. Ma io ho lanciato soltanto un SOS. Oh mio Dio. L'hanno captato solo loro. Che cosa hanno usato, sigarette? Che simpaticoni. Povero reverendo Stone. Adesso è a casa, Jenny. Lui è a casa. Anche se si detestavano, non posso credere che sia stato lo sciamano a venderlo. Lo stregone è uno sciocco. Ha fatto un patto col diavolo. Le SS non lasciano mai testimoni. E ora con quella bomba. Oh mio Dio. La Germania può vincere la guerra. Non la Germania. I nazisti. Sta richiamando gli uomini. Sì, lo so. Devo ucciderlo. Lo dice così. Senza lo sciamano. Nessuno lavorerà. Sotto ogni bandiera, voi bastardi siete tutti uguali. Per voi la vita umana è una cosa che si può buttare. Dove io non potevo fare più niente, lui è stato capace di riportare i morti in vita. Lei vorrebbe ucciderlo. Crede che mi diverta? Ma non si rende conto che a questo punto non abbiamo alternativa? Basta uccidere! Io non sarò suo complice. Un buon soldato è sempre prevedibile. Continuate a cercare.
successo qualcosa al cimitero. Forse hanno catturato il traditore. Hanno ammazzato lo stremente e è scappato. Lo stiamo cercando. Missione compiuta. Wendy è morto. Quanti? 26. 6 li abbiamo ripresi, 5 uccisi. Gli altri sono fuggiti. Deve esserci un modo per controllare questa gente. Ho messo sotto chiave i bambini. Sono sicuro che d'ora in avanti non scapperà più nessuno. Che ci sono le sirene in laguna. Magari. Prenderemo questa barca.
fai? Vero, piccolina, che tu volere dare a noi tanto amore? Tu che volevi in cambio? Hai fame? Eh? Dopo ti daremo da mangiare. Sì. Ci andiamo. Dai. Ormai ci siamo, professore. Molto bene. Altri problemi? Direi di no. Bel lavoro. Eccellente. Signore, abbiamo un problema disciplinare. Di che si tratta? Mentre questi due soldati stupravano una donna negra, sono state rubate due casse di dinamite. Dove si trova ora questa donna negra? L'ho giustiziata. L'ha giustiziata? È la cosa più idiota che poteva fare. Lei poteva portarci a Enka, lei è impazzito! Ma signore, la donna... Basta, faccia silenzio! Mi trovi Enka. Sarà meglio per lei. Quell'uomo è un traditore. Dinamite, detonatore, alimentazione e innesco. Dio, 5 centimetri. Solo 5 centimetri ed è fatta. La zattera dovrebbe far contatto qui, innescando l'esplosione. E ora il calcolo più difficile, quello della profondità. La profondità della sua insensibilità è incredibile. Ma che cosa dice? Che lei è un cinico. Ho da fare ora. Ma perché non vuole capire? C'è solo una cosa che mi hanno insegnato a fare. Posso solo pregare per gli altri. E lo faccia! Lei me lo impedisce! Dunque, calcoliamo 17.950 kg su una zattera 10x20. Dal momento in cui lei è arrivato nella nostra isola, ha portato con sé soltanto morte e distruzione. Basso sul pilone. Solo quando la zattera avrà il pieno peso del razzo, il contatto sarà possibile, perché... Jenny, Wendy, 17.950... tutta la gente di quest'isola, che erano la mia famiglia, spazzati via dalla sua guerra. E anche per loro che lo faccio. La zattera avrà... un pescaggio sufficiente per toccare la bomba e farla esplodere. E ciò nonostante costruisce un'altra bomba! Ma io lo devo a quella gente! E ora dovrò perdere anche te! Perché non pensa prima di fare una cosa? Ha ha ha!
Ma la dinamite non si bagnerà. È impermeabile. Ha anche un cognome. De Roven. Olandese. Sì. Edith Verhoeven. Sei bella. Il razzo sarà qui tra pochi minuti. Bene, siamo pronti a riceverlo. Un buon lavoro, professore. Sì, sono molto soddisfatto. Congratulazioni. Non voglio che i negri tocchino l'ogiva. Attenzione! Non è possibile. Cosa? Non è successo niente. Non potresti aver sbagliato qualche calcolo? Ah sì, la marea l'ho considerata. E il pescaggio della zattera anche. Ho considerato tutto. Ma l'hai fissata bene? Ah sì, certo che l'ho messa bene, Cristo. Allora pregherò per noi. Prega per Washington piuttosto. Ho fallito. Martin, svegliati. Il missile è sulla rampa. Professor Schengels! Scenda da lì immediatamente! Nessuno le ha ancora dato il permesso di poter scattare fotografie personali! Su, me la passi. Per la storia. Questo è un momento cruciale. Dobbiamo tenere tutti quanti gli occhi aperti. Che cosa staranno aspettando? Forse che Roosevelt si alzi dalla sedia a rotelle.
Chissà. Attenta! Che c'è? La canoa. Vieni. Se fosse per me, prenderei la dinamite nella grotta e farei saltare quel maledetto coso. Dici? Ma salteresti anche tu, però. Beh, una cosa è certa, credimi. Non possiamo restarcene qui a far niente. Perché sei così arrogante, colonnello? Perché adesso stai lasciando quella testata allo scoperto? I sogni di Hitler si scioglieranno al sole. Che cosa aspetti? La zattera si prepara a lasciare il pontile. Che stanno facendo? Forse qualcosa non va. No, non lo credo. Però Haber non lancia il missile senza l'esperto. E chi è? Lui, lo scienziato. Deve mancargli qualcosa di importante. Altrimenti lo avrebbero lanciato. Ed è carico. Pronto a partire, destinazione Washington. Più a lungo lo lasciano allo scoperto, che maggiore è il loro rischio. Ma perché fa un altro viaggio allora? Chi? La zattera. E perché l'esperto sta andando con loro? Lo vorrei sapere anch'io. Dica al colonnello che non muoverò il propellente finché non avrò condizioni di sicurezza. Tenente! Non voglio che queste scimmie tocchino i contenitori! Ecco perché hanno usato tante precauzioni. Il propellente? Sì. Non è solido come per gli altri razzi. Sembrerebbe ossigeno. Liquido. La bomba sotto il pontile. Il peso del carburante da solo non abbasserebbe la zattera. Allora usiamo la dinamite che ci resta. Abbiamo ancora una chance. Dio ti benedica, sorella. Tentiamo. La zattera è partita. Dov'è la zattera? A circa un terzo del percorso. Non c'è molto tempo. Credo che pioverà, Martin. Lo so, lo so. Sciogli la barca. Dimmi buona fortuna. Ma che cosa fai? Voglio venire con te. No, non ci pensare. Se bisogna andare, ci andiamo insieme. Vedi la zattera? No, signore! Più vicino, Idi! E cerca di tenerla dritta!
abbiamo! Professor Schengels. La temperatura aumenta, dobbiamo salpare. Va bene. Avanti, porci, muoversi! Forza, Irene! Muoversi, muoversi! Avanti, avanti! Forza, forza! Allora, missionaria, gli facevi una nuotatina, è vero? Pensi quello che vuoi. Fermati! Fermati lì o sparo. Non lo farai, tenente. Sono un ufficiale. Si va insieme. Capitano Henkel, per alto tradimento contro il Terzo Reich, io vi condanno a morte. E questa sentenza verrà eseguita qui e immediatamente. Ha qualche cosa da dire? La ragazza non c'entra. Era solo il mio ostaggio. È inglese, e quindi non vedo proprio quale differenza ci sia. Fucilateli. Tu e tu, venite qui. La marea. Puntate! Sono arrivati. I libri e il resto sono per i bambini. Va bene. Martin.
Io ti amo. Le abbiamo lasciato abbastanza tempo. Sì, la ringrazio. In nome del governo di Sua Maestà, la dichiaro prigioniero di guerra. Bianco dest! Dest! Capitano Engel. Buona fortuna.